In una fredda e ventosa domenica pomeriggio al Picardo di Borzoli va in scena Sestrese e Praese. Dopo il segno X dell'andata, i ragazzi di Mister Schiazza proveranno a fare bottino pieno per continuare a inseguire il Taggia. Dall'altra parte, i ragazzi di Mister Carletti sono reduci da un buon periodo di forma grazie a due vittorie consecutive. Prima occasione al sesto minuto è dei padroni di casa con il tiro che termina a lato di Valcavi. Poco dopo ci prova Rossi sulla sbavatura di Sisto, ma sul tiro viene smorzato da Ansaldo e termina fuori. Quindicesimo, Palagano accende il motorino ed è imprendibile. A tu per tu prova il cucchiaio, ma termina tra le braccia di Rovetta. Al 32esimo, Morando prova a impensierire il numero 1 con la botta da fuori, ma Rovetta fa buona guardia e respinge. Al 38esimo, primo episodio da Moviola, di Molfetta lancia pinna che serve a porta sguarnita a Rossi, che insacca, ma secondo il guardialine è fuori gioco e annulla tutto. Cerchiamo di rivedere per quanto possibile l'azione a rallentatore della nostra inquadratura per capire meglio. Nel secondo tempo la Sestrese alza i giri e ci prova subito con il suggerimento di Caramello a cercare Valcavi. La scivolata di Perego fa perdere il tempo giusto e calcia fuori. Al 66esimo Zani con la sua specialità prova a sbloccare il match, ma Cannavò è superbo a deviare in angolo. Poco dopo Bortolini si incunia in aria e cerca la testa di Anselmo, ma Cannavò ancora si oppone. E poi all'85esimo l'episodio più discusso di giornata: Piroli ruba palla dopo che Morando cade a terra per un contatto con Caramello. Pettirossi di Genova lascia proseguire il numero 19, non se lo fa ripetere due volte e calcia, botta sicura sul palo più lontano e trova il gol della vittoria. Non poteva trovare un modo migliore per tornare dall'infortunio. Rivediamo a replay il contatto che ha deciso la partita. Finisce così 1-0 tra le proteste degli ospiti che hanno da recriminare per il gol subito. Sestrese invece che resta l'inseguimento della capolista Taggia.